nella tua esperienza del CAP, ecco, è stata visibile quanto e come è visibile la trasversalità dell'interesse sull'acqua nelle persone, quindi persone anche che la pensano in modo completamente diverso da un punto di vista politico, persone di destra o associazioni di destra o partiti della destra, conservatori, tradizionali, ecco, c'è stata una visibilità di questa trasversalità sul tema dell'acqua, questa è la prima domanda. Poi il clima interno ad Acea, com'è nello stato attuale il clima interno ad Acea? Tu citavi qualcosa dei giovani, i giovani sono sottopagati e questo è sicuramente un dato. E le donne, che situazione vivono in Acea, se ci sono, forse meno, forse poche, e comunque la situazione dei lavoratori di Acea. Qualche parola anche su Acqualatina di Aprilia, che punto sta, com'è la situazione delle loro bollette, insomma, ecco passerei la parola a Fulvio. Sì, tutti argomenti interessanti. Io vorrei partire un attimo da una considerazione che ha fatto lui prima, che secondo me è molto interessante, perché in una delle frasi di un volantino ultimo che gira adesso sulle mailing list rispetto alla moratoria, ma soprattutto rispetto al 24, c'è scritto: fuori i profitti dalla CEA, fuori l'acqua dalla CEA. Perché? Non perché l'azienda CEA, così come magari la intende lui quando l'ha presentata prima, non possa distribuire l'acqua, ma perché giustamente, come si diceva prima, chiunque ha in mano la determinazione della gestione di un qualcosa con un'unica ed esclusiva finalità, che è quella del profitto, è ovvio che qualsiasi cosa tu gli metti in mano, lui se la deve vendere perché ci deve guadagnare, non la deve vendere perché deve dare un servizio, deve migliorare il servizio, deve renderlo sempre più alla portata di chi lo usa e non di chi lo vende. Qui non si stanno vendendo bottiglie di pomodoro, qui si sta vendendo acqua, luce, depurazione, e adesso la CEA sta pure cercando di metterci il gas dentro, visto che ha perso il terreno sulla questione elettrica. Allora, nel momento in cui c'è una società che si adopera alla gestione e alla distribuzione di un servizio essenziale come può essere l'acqua, come può essere la luce, come possono essere i trasporti locali, come può essere la scuola, come può essere la sanità, è chiaro che non ci deve essere sopra la logica del profitto, è evidente, è quello che stiamo chiedendo noi con la raccolta delle firme per andare a votare. Le battaglie di cui parlava prima il consigliere sono queste, Massimiliano, sono queste, cioè noi dovremmo avere la capacità, finita la battaglia dell'acqua, cominciare la battaglia del nucleare, cominciare la battaglia degli asili nido, cominciare la battaglia sul territorio per le necessità, cioè noi dovremmo essere sempre i protagonisti della politica italiana. Non basta pensare di andare a votare e aver delegato, dopodiché pensaci te, no, ne abbiamo avute tante dimostrazioni ultimamente che pensaci te ci ha portato solo guai, ci ha portato, insomma, no? Per cui è chiaro che il protagonismo è oggi, in questo modo di concepire, di fare la politica, ovviamente non è nei tuoi riguardi, richiede la presenza sul territorio, e questo è un po', mi ricollego anche all'atteggiamento della sinistra, no? Cioè, se io penso a quello che è successo, forse molti di voi se lo ricorderanno, metà degli anni 90, quando all'epoca c'era Rutelli sindaco, fu deciso di partire col processo di privatizzazione in Acea, quindi il passaggio era azienda speciale, poi tutti i percorsi che conosciamo, e dall'altra parte si sono voluti vendere la centrale del latte, se ve lo ricordate, no? E all'epoca io, come organizzazione sindacale, insieme a Rifondazione Comunista, insieme ai COBAS, insieme a una serie, anche insieme a una serie di persone che uscirono fuori dalla logica
delle loro appartenenze politiche e sindacali e si unirono con noi, all'epoca mettemmo in piedi la battaglia del referendum contro la privatizzazione della CEI e la vendita della centrale del latte, che perdemmo per pochissimo, per pochissimi voti, perché fu estremamente boicottata dal sindaco d'allora per cercare di... Il nostro non era poi tra l'altro un referendum abrogativo, era semplicemente consultivo, però certo dava un dato politico sulla città non indifferente, se il 51% delle persone diceva guarda che a me non mi va che mi vendi il latte e l'acqua, no? Poi tra l'altro abbiamo visto che è successo con la centrale del latte, gli impicci che sono stati fatti, gli accordi non mantenuti, la barca dei soldi che tanta gente si è portata a casa, la fine che hanno fatto i lavoratori dentro la centrale del latte che si ritrovano a fare i lavori più dequalificanti in tante altre parti, insomma, tutti quanti conosciamo quella storia. E appunto dicevo questo perché poi se noi ci dovessimo mettere a ragionare su come all'epoca si era impostato il discorso di chi diceva privato è bello, oggi noi staremo qui a far schiaffi perché ah no, perché tu all'epoca avevi detto così, no perché tu avevi detto così. Allora, mettiamo da parte questo discorso. Oggi c'è una trasversalità, ed è vero quello che diceva Massimiliano, una trasversalità che non è della sinistra, ma è una trasversalità. È una trasversalità in cui sicuramente noi riusciamo ad avere concomitanze di pensiero sul fatto che certi beni comuni non devono essere venduti. Bene, io credo che su questa cosa ci si deve lavorare tutti quanti, cercando non di sfruttarla a proprio vantaggio politicamente parlando, ma cercando invece di farla diventare un bene della cittadinanza, delle persone che l'hanno voluta fino alla fine. Se noi siamo riusciti ad avere 1.400.000 firme è semplicemente perché a nessuno è stato permesso di metterci il cappello sopra, perché se qualcuno ci avesse messo il cappello sopra noi 1.400.000 firme non l'avremmo raccolte, perché qualcuno cominciava a pensare che c'era busta del bruciato, che qualcuno ci voleva fare i suoi interessi su questa storia, e invece abbiamo dimostrato che non è così, che non è così. E il risultato paga, e ci hanno paura, guardate, io sono convinto, ci hanno paura, le stanno provando tutte, ve lo dimostra, forse voi non lo sapete, la Consulta ha bocciato un ricorso presentato da alcune regioni in merito alla... 5 regioni, in merito alla questione del processo di privatizzazione dell'acqua. Quella per me... Cioè, io non capisco per quale motivo tu debba bocciare un ricorso del genere, cioè era sicuro che quel ricorso doveva essere vinto, non c'era altri termini, non ti potevi esprimere in altro modo, eppure l'hanno bocciato come hanno bocciato quello delle regioni che hanno presentato ricorso sulla questione del nucleare, dicendo tu regione stai apportando dei danni allo Stato che ha fatto delle leggi facendone delle tue. Scusate, il territorio è il mio, mi faccio sì io le leggi. Io non ce la voglio la centrale nucleare, faccio una legge perché non voglio la centrale nucleare. Vuoi demandare agli enti locali il maggior poteri? Te ne vuoi lavare le mani? Allora io decido che sul mio territorio la centrale nucleare non ce la voglio. E invece la Consulta ha detto no, non va bene. Allora, queste cose vuol dire che mettono paura al potere. Mettono paura, perché? Perché loro hanno la finalità del profitto e noi invece abbiamo la finalità della logica della società, della logica della comunione dei beni fra tutti. Questa è la paura e noi questa cosa dobbiamo capirla, la dobbiamo introiettare dentro di noi, farla diventare la nostra arma di battaglia, perché se noi non lo capiamo questo, loro prima o poi nel tempo ci scavalcano e ritorniamo a restargli sotto come ci siamo stati per tanti anni.